Ok, seconda semifinal. Seconda semifinale. Stavolta abbiamo un altro rematch, Rematch, però come però a parti dicevamo, invertite. esatto, parti invertite perché io oggi giocherò il barriera di ghiaccio. Io giocherò al Potenco, no, il No, il Mac. Mac. Il Mac. Che ricordiamo, sono entrambi mazzi usciti dai scontri con i Godly. Eh sì, assolutamente. Qua. Quindi sono due mazzi che hanno superato il Godly. Sono Sono diventati. diventati. No. Ve lo diciamo al termine cosa sono diventati. Sei. Luca Games. Luca Games. Uno. Uno. Ok. Sono sempre fortissimo con questi dadi È ultimamente. vero. Quindi. Un po' come Sasso Carte Forbici. Eh già. È una Proverei bella. a Ah, ok. cominciare Wow, che carte di me. io. No. 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 Però potrei dirtelo io, wow, che carte. Sai che sono abbastanza in difficoltà, mi trovo. Qua siamo ai limiti del viaggio duellante. T-T-set e passo. E direi che contro il Machina non è proprio cosa pone giusta. Sì. Allora, qui siamo al limite anche qua, Oh no, terribile. doppio brick da entrambi gli Allora, schieramenti. stand by main, Sì. ovviamente. Evocare il mech soldato. Ok. Effetto. Penso sull'attivazione dell'effetto. Sì. Va bene. Allora, speciale un mech cannone. Ok. Forte il mech cannone, ok. Fortissimo. Attiverei riattivazione non autorizzata. Cosa fa? Bersagli un macchina che controllo e lo equipaggio con un'unione macchina appropriato da deck o mano. Ma l'unione Non non può può essere. essere evocata specialmente questo. Va bene. Soldato. Va bene. E l'equipaggio fusiliere. Ok. Ok. Ora attivo perimetro di difesa mech. Cosa fa? Continua che se cioè, mentre controllo un macchina di livello 7 superiore, i tuoi mostri non possono attaccare i miei mostri di macchina di livello 6 inferiore e tu non puoi nemmeno sceglierli come bersaglio dagli effetti delle carte. Allora penso in catena. In catena proverei a fare cattura sul livello 4. Va bene? Sì. Va bene, va bene. Ho setto una carta qua, Ok. vediamo. Allora, pesco di turno. Stand by main. Proverei a evocare Normal Zujin. Proverei a scoprire difensore della barriera di ghiaccio. Farei 5 a 9 per Trishula e attiverei l'effetto sull'evocazione. Devi targetare, Banno una carta da mano, terreno e sì. No. cimitero. Ah, ok, basta che ci siano. Poi sull'evocazione farei strike. Ok, ah, direttamente sull'evocazione. Ok, va bene, quindi non parto in Però, alto. sì, volevo sapere. Sì, va bene. Pago 1500 Sì. A e salutiamoci. questo punto attiverai il medaglione della barriera di ghiaccio. Aggiungere un mostro barriera. Oratore. Ok, c'è quello che si speciale se Se controlli. controllo un mostro barriera di ghiaccio. A questo punto attiverai riemersione. Va bene. Target. Difensore della barriera di ghiaccio. A questo punto special da mano, Sì. visto che controllo un barriera di ghiaccio. Certo. Synchro set. Per Gugnir. Ok. Cos'è che fa lui? Posso scartare fino a due carte da mano e scegliere lo stesso numero di carte sul terreno del mio avversario e distruggerle. Attiverei l'effetto di Gugnir. Mando un Hexa, spirito da barriera. E ti spaccherai appunto la continua. Ok. Enter in battle, Sì. farei 2005 su 2002 Ok. e passo Ok, appunto. bene. Quindi stiamo giocando In col top deck in top pratica. deck. Pesco allora. Sì. Stand by me. Sì. 7-1 Ok. e taglio. Pesco di turno. Stand by main. Effetto Gugnir, scartando una pescatrice silenziosa sulla settata. Attivo in catena.
Inversione magnetica. Cosa fa? Mi target un macchina roccia bandito nel cimitero che non può essere evocato normalmente posizionato, okay. E evoco specie. Ok. Mi target cannone. Il cannone. Va bene. Entro in battle. Sì. Attacco di nuovo il cannone. E passo. Esco. Sì. Stand by main. Sì. Passo. Pesco. Stand by main. Sì. Battle. Sì. 2005. Ok. Main phase 2. Setto una carta e passo. Pesco. Stand by main. Sì. Setto 2. Ok. Return. Pesco. Stand by main. Vorrei attivare la continua catena di gelo. Okay. Targhetto un mostro barriera di ghiaccio livello 4 inferiore nei miei cimi. Sì. E lo posso rispecialare. Ok. Difensore. Sì. E finché controllo 3 più mostri barriera di ghiaccio, i mostri barriera di ghiaccio che controlli sono immuni agli effetti attivati dai mostri del tuo avversario. Ok. Che sono però evocati specialmente all'Exadel, quindi in questo caso non serve un tubo perché non hai un Exadel. A questo punto però attiverai l'effetto di Zujin, sì, targettando Gugnir, okay, gli abbasso il livello di 2 e lui si speciale da giro. Okay. Attiverai l'effetto di Oratore, okay, posso bannarla per specialare un token che ha un livello 1 e barriera di ghiaccio. Ok. A questo punto farai Synchro 11. Sì. Per 3-0. Ok, mi ripeti cosa fa? Quando entra sul terreno posso bandire fino a 3 carte che tu controlli. Ok. Senza targettare. Se questa carta si è invocata e viene distrutta da una carta dell'avversario, è posso Trishulake con 3.003. No, da, mi sa che da extra deck o cimitero. Ah, ok. Però il suo attacco diventa 3.300. Fortino. I miei vengono dimezzati. Dimezzati e annulli l'effetto. Quindi e intanto entra? Sì. Ok. Quindi banno le 2. Ok. E hanno una super guida e una reattivazione. Reattivazione. E entra in battle, sì. 2007 diretti. Zujin lascia il terreno quando viene rievocato da Cigni. Bannato. E termino. Pesco. Sì. Posso. Wow, non mi aspettavo di riuscire a vincere un round contro Mac. E battle? Sì. Picchio diretto? Sì. Uff. Wow. Cosa vivi? Ok. Secondo round, chi inizia? Inizio io, dai. Ok, allora, stand by main. Sì. E partirei attivando ridispiegamento mech. Ok. Scarto di costo una carta mech. Ok. Per mettere difesa. E mi aggiungo due carte mech con nomi diversi una dall'altra da deck a mano. Fortissimo, doppio rota così. Vai. Super guida. Ok. E mech soldato. Ok. A questo punto. Sì. Come prima, normal mech soldato. Ok. Che non attiva l'effetto. Oh, cazzo, quindi non hai mostra in mano al lato. Però posso fare riattivazione non autorizzata. Ok. Quindi è quella che faggi il fusiliera dal tempo, giusto? Ok. Esatto. Poi attivo squadra di rifornimento. Forte. E 7-2. Uff. Ok. Poi pure. Quindi pesco di turno. Stand by, fai qualcosa? No, va di main. Proverei a partire facendo norma di rivelatore della barriera di ghiaccio. Sull'ingresso non fa nulla. Ha un effetto non rapido. Sì. Se lo attivo posso scartare una carta di costo. Sì. E specialare da deck un Tane barriera di ghiaccio. Ok, normale va bene. Allora, ok. Fai qualcosa in risoluzione alla normal? No. Provi a attivare l'effetto allora. Scarto di costo? Scarto di costo. Ok. E ti scarto un Zujin nella barriera di ghiaccio. E io attivo Strike. Va bene.
ha fatto male. Termine. In hand, attivo super guida. Ok. Target mech soldato. Va bene. Di evocare mech cittadella da deck. Va bene. E poi dovrei spaccare mech soldato, ma in realtà posso spaccare mech fusoliera. Sì, mech fusoliera di passiva, diciamo che... Esatto. A questo punto sì, si procca anche squadra di fornitura. Visto che si è distrutta la carta. Sì. Ok, siamo sempre nella tua anima. Termino, non ho altro. Pesco di turno. Sì. Stand by main. Sì. Normal possess deposito. Ok. Effetto sulla normal... Evoco specialmente un mech dal cimitero. Con gli effetti annullati. Con gli effetti annullati. Quindi evoco fusoliera. Ok. E senza farmi cadere le carte, entro in battle. Sì, e prendo tutto, non posso proteggermi. Non so se ho tirato. 3-2. 3-2. 1008. Pazzesco, mi sa che un'ottica è un'ottica proprio precisa. Sì. Sì, GG. Purtroppo non avevo altro. Ok, ultima round. Questa è già più combattuta. Dai. Hola. E inizio io. Va bene. Vediamo un po' se la side sarà efficace. Vediamo se sarà una conferma o una rivincita. Stand by main. Sì. Normal di rivelatore. Ok. Effetto, penso cosa scartare di costo. Scarto uno Zujin. Sì. E da deck... evoco il piccolino Hexa. Ok. Ti vorrei l'effetto di Hexa? Va bene. Gli fa fare foolish di un mostro di livello 3 inferiore e lui guadagna il livello del mostro mandato. Ok. Quindi mando un... Guadagno o diventa? Diventa, fino alla fine del turno. Ok. Ecco qua, difensore della barriera di Hexa. Okay, quindi e quindi metto un livello 7. Sì, un livello 3, scusami. Livello 7. 5 o 7. Era ancora una volta dubbio. Okay. Setto una carta e vado in. Ok, pesco di turno. Sì. Quindi andai stand by main. Sì. Setto 2. Ok. Attivo perimetro di difesa mech. Va bene. E squadra di rifornimento. Ok. E termine. E pesco di turno. Stand by main. Attivare l'effetto di Gugnir scartando costo scartare? Sì, scartare e targettare è costo. Okay. Scarto un Hexa e uso l'effetto di della di rivelatore che se attivo l'effetto di un mostro barriera di ghiaccio che sta scartando delle carte posso al posto di una di quelle carte bandire lei da cimi. Okay. Quindi ballo lei da cimi e scarto di costo un Hexa, 2 e targetto le due settate. In catena attivo strike. Va bene. Sì. Normal di rivelatore. Sì. Attiverei riemersione. Sì. Target piccolino. Ok. Attiverai l'effetto del piccolino? Sì. Un altro difensore della barriera di ghiaccio. Che diventa ancora una volta un livello 7. Sì. Sincro 7. Gugnir. Penso. Sì. Secondo strike. Bene. Passo. Pesco. Stand by main. Sì. Termine. Pesco. Mm-hmm. Stand by main. Normal pescatrice rara, sì. Silenziosa. Battle. Si può specializzare se controllo un mostro acqua. Okay. Battle. Mm-hmm. 800 diretti. Vabbè. Passo. Pesco. Stand by main. Sì. Attivo ridispiegamento. Bene. Scartando una carta mech, un gladiatore, un cittadello. Ok. Evoco il gladiatore, sì. Scartando il cittadello. Ok.
E quindi soluzione all'evocazione? Sì. Farei Fiendish su Lunacchio Radiatore. E allora... Pesco di turno, stand by main, normal difensore. Sì. 5-7. Sì. Gugnir. Ok. Effetto Gugnir, bannando la rivelatore dal Cini. Sì. Target il perimetro di difesa. Spacca? Sì. Ok. Passo. Stand by main. Mm-hmm. Setto 1. Sì. E termino. Siamo sempre qua. Pesco di turno. Sì. Stand by main. Attiverei l'effetto di Zugin dal cimitero. Target okay. Gugnir. Di specialarsi e lui perde 2 di livello. Ok. Quindi specialo. Quell'effetto di 20. Attributo 2. Attributo anche Gugnir. Ok. Quindi lui lascia il terreno. Vicini. Specialo quindi 2 mostri barriera di livello 4 inferiore con nome diverso. Faccio rivelatore e questo. Ok. E va di mente. Pesco di turno. Sì. Stand by main. Sì. Termine. Ok. Pesco di turno. Stand by main. Tipo l'effetto di 20. Mm-hmm. Banno. Targettando mm-hmm. il difensore. Sì. E lo riprendo in mano. Ok. A questo punto faccio normal di difensore. Finisci. Sì. Ok. Farei sincro 11. Sì. Per Treshua. Entra. Entra. Effetto di bannare 3. Mm-hmm. Mi danno tutti e 3. Entro in battle. Sì. Picchio 2007. Mm-hmm. Termine. Pesco di turno. Sì. Stand by me. Sì. Attivo inversione magnetica. Ok. Target un macchina roccia che non può essere evocato normalmente per il tirato. Va bene. Cittadella. Effetto cittadella. Sì. Target se stesso. Sì. Effetto Treshua. Sì. Quindi non termina tra. Che non parte l'effetto di bannare perché non ha il terreno. Corretto. E... No, più che altro non parte perché deve essere sincrovocato, non è stato sincrovocato. Ok. Quindi se io adesso evoco i miei mostri hanno attacco normale. Sì, e sì, hanno sì, effetto. Sì, sì, sì. Okay. Quando lui viene distrutto. Ok. Evoco Mac Fortezza scartando sì. lui e Russell. Va bene. Entro in battle. Va bene. Va bene. Dichiaro? Sì. In damage attivo rimozione di limite. Wow. Ok. Quindi lui è in 5000. Corretto. Quindi prendo 1700. 1700. Va di Nand. Sì. Lui si spacca e okay. attivo cittadella. Non puoi, una volta per turno. Cosa? Cittadella una volta per turno. Quello di rievocarsi. Sì. Ok, ma io l'ho rievocato di inversione. Ah, è vero. Ok, giusto. Vai giù. Pesco di turno. Stand by main. Ti verrei il medaglione della barriera di ghiaccio. Ok. Allora. Aggiungo il generale Wayne. Ok. Lui lo posso specialare da mano se io controllo un barriera di ghiaccio e tu controlli un mostro. Ok. A questo punto setto una carta. Sì. Va di net. Pesco di turno. Sì. Stand by main? Sì. Entro in battle? Sì. Attacco? Prendo. Cosa pensavi fosse? C'è una carta che potrebbe sconvolgermi. Memphis 2, sì. Setto una qua. Ok. E passo. Pesco, stand by main. Passo. Pesco. Stand by main? Sì. Entro in battle? Sì. Attacco. Con la dichiarazione provare a fare un'altra finish. Va bene. Allora, termine. Pesco di turno. Stand by main.
Setto un'altra carta e termino. Pesco? Sì. Ok, stand by main? Sì. Attivo fortezza del cimitero, scarto mega forma e revoco specialmente in difesa. Ok. Tributo. Ok. Revoco mostro coperto. Ok. A questo punto, siccome fortezza è stata mandata al cimitero mentre mega forma è al cimitero, sì, lo evoco. Va bene. Specialmente. Perché metti in difesa? Ok. Attivo l'effetto. Di tributarsi per specialare. Sì. Va bene. Evoco posto su deposito. Ok. Effetto sull'evocazione special. E evoco. Ok. Va bene. Enter in bottom. Sì. Attacco. Prendo. E vai pure. Pesco di turno. Stand by main. Medaglione. Sì. Il piccolino. Normal exo. Fai qualcosa sull'evocazione? Attivo cittadello. Target? Target posto su deposito. Va bene. Passo. Pesco. Mm-hmm. Stand by main? Sì. Flippo fortezza. Ok. Flippo giro in attacco cittadello. Ok. Entro in botto? Sì. Attacco con fortezza. Tu? Ah, ok. Che cazzo è? Era un termine di tempo. No, era completamente inutile, non. Io avevo paura di cattura. Ah, di crackdown. Ah, pescarle magari. Dobbiamo. Per quello che ti giocavo settato in difesa. Infatti non stavo capendo il perché di quelle giocate. Pensa, la mia side era tutta in fondo. Interessante. E niente, qua te l'ho fatta sudare. Sono contento di ciò. Sono veramente contento di ciò. La mia bellissima side. Il Russell, bellissimo. Però ci sono stati momenti lì che... Se cercavi di chiuderla, c'avevo il... Cioè, Russell mi parava. Russell, è vero. Ti va a parare. C'avevi in mano quando ti ho portato 500, per caso? Cos'è che faceva lui, Russell? Se mi attacchi diretto mentre ho delle settate, cioè mentre controllo dietro... Delle settate, spacchi evochi. Eh sì, allora no, l'hai riparato lo stesso. Infatti mi sono cagato in mano quando hai fatto texture a zero. Ah certo. Perché mi hai spaccato tutto. Non c'avevi più rasso. Non potevo più fare rasso. Va bene. Va bene, dopo una bella sudata. Sì, no, questa è stata Mac veramente... si conferma. Quindi Mac passa in finale. E quindi comparirà adesso come al solito in sovrappressione. Mac, la finale, quindi Cyber Dragon contro Mac, quindi finale totalmente macchina. Esatto, e l'hai azzeccata a metà. E l'ho azzeccata a metà, perché avevo detto Shadow contro Mac, invece è passato solo Mac dei due, mentre l'altro è appunto Cyber Dragon, incredibile. Quindi niente, noi come al solito vi invitiamo a lasciare un like se vi è piaciuto il video, e iscrivervi al canale, e attivare anche la campanellina per non perdervi questa, esatto, la finalissima incredibile del fantasmagorico sensazionale torneo degli instructor incredibili. E niente, io direi alla finale, quando le ciance direi alla finale. Ciao ciao, ciao, ciao.